Salve, parliamo oggi del libro di racconti di Grazia Livi, Il vento e la moto, passioni, nostalgie, fughe e dolcezze della Garzanti, presentato al salotto del martedì. Si tratta di un libro di racconti. Sono racconti insieme raffinati e intensi, eleganti e sofferti. La Livi è oramai maestra di una prosa dalla statura mitteleuropea, capace di padroneggiare i ritmi della narrazione con piena consapevolezza critica ed espressiva dei mezzi stilistici, abile nel costruire dialoghi e sommari narrativi, nelle cuciture e nelle ellissi, nei montaggi delle scene e nelle inserzioni di piccoli squarci descrittivi, mai troppo compiaciuti, e di sottili profili psicologici, o anche di monologhi interiori che rendono la narrazione più mossa, vibrante. Vi è una parsimonia della parola che non è avarizia, ma senso della misura, capacità di gestire lo spazio letterario, di declinarlo in funzione del senso, dello sviluppo e della tonalità dominante del racconto. La narrazione rifugge da spannung, picchi lirici troppo elevati, retorica. Si mantiene su livelli di realismo psicologico umile e quotidiano, e purtanto più credibile con personaggi che si rivelano e manifestano nei loro pensieri, nei dialoghi, nella tessitura stessa del fraseggio che li racconta. Al centro di questi racconti vi è una sorta di stupore generazionale, ossia la meraviglia sofferta, ma insieme a suo modo luminosa, di genitori, anzi di madri, al cospetto della crescita dei figli e di ciò che la vita, le passioni, il tempo fanno di loro. Da una parte vi è l'epopea gioiosa, un po' eroica, un po' donchisciottesca, dei figli che si svezzano dai genitori e fanno le loro scelte, liberi e indipendenti, su rotte imprevedibili e magari sempre più inavvicinabili. Dall'altra vi è il tentativo di svezzamento dai figli dei genitori, in questo caso del genitore madre, che vede iniziare per lei una nuova epoca, una nuova solitudine, e oscilla fra la felicità di vedere il figlio che non ha più bisogno di lei, e dall'altra la malinconia di non essere per lui indispensabile. Questo libro racconta le vicissitudini appassionate, talvolta contraddittorie, di un senso materno messo a dura prova dal mutamento dei tempi e dalle trasformazioni generazionali. Si va dallo stupore quasi metafisico, condito di un voyeurismo infantile quasi da ladro, nei confronti delle immagini del figlio, creatura divina che prima non c'era, come nel racconto Il furto, al tentativo di conciliare la propria indipendenza di donna lavoratrice con il dovere dell'accudimento e della risposta continua alle richieste di vicinanza del figlio, come nel racconto Il nascondiglio, dalla constatazione sempre brusca dei primi segni dell'adolescenza sul corpo del figlio, nel racconto I peli, ad una apprensione indomabile che logora e fiacca per i pericoli cui può andare incontro il figlio, nel racconto più belli del libro, quello che dà il titolo al volume Il vento e la moto. Dal tentativo di ripristinare antichi legami figlio-mamma, anche con il supporto di persone altre e una volta coinvolte, come una nuora mancata, nel racconto La schiena che amo, all'impotenza dinanzi alle scelte più estreme e spericolate o almeno più imprevedibili di un figlio mai appagato, come nel racconto Il traguardo. Ma ci sono anche i problemi e le passioni legati ad una vita coniugale che mortifica la donna nel suo tran tran al servizio del resto della famiglia, nel bel racconto La melegrana, o alla semplice solitudine della donna casalinga lacerata tra senso del dovere e malafede, venata di sogni, di fantasie, di fiabe infantili mai realizzate, dominate da principi azzurri che vengono a rapirti o a svegliarti dal sonno o dalla tua subalternità rispetto a figli e padri. Essere madri è difficile, ci insegna la Livi, quando una moto ti trascina via tuo figlio su rotte che non conosci e gli occhi di tuo figlio vanno a esplorare mondi che tu non vedi, vivono vite che tu non vivrai mai, o una telefonata attesa nel cuore della notte che salta per una causa imprevista. Non resta che rassegnarsi, per donne come le protagoniste di questi racconti, ad essere silenziose testimoni di quanto avviene all'esterno, spettatrici della epopea nascente dei figli, insieme condannati a dissimulare l'angoscia per le loro vicissitudini.
Il vento che risuona nel titolo di questo libro non è solo quello della moto che trascina via, anche simbolicamente, i figli, ma anche quello del tempo che passa in fretta, dei giorni che corrono, o dei primi capelli che diventano bianchi con la stessa velocità di una moto o del tempo, mentre i giovani sfogano nelle vie del mondo la loro giovinezza e rifiutano magari di essere intrappolati nell'ansia dei genitori. Il tempo passa per i figli e per i genitori, ma con una velocità diversa, mentre il tempo dell'attesa per una madre è interminabile. Il tentativo di ripristinare un ordine infranto, quello dell'antico rapporto infantile madre-figlio, risulta una nostalgia utopica. La nostalgia è la resa sbagliata a un tempo che nelle vesti di tuo figlio è cambiato anche per te. Quella della madre diventa allora una dolorosa saggezza o autocoscienza dello svezzamento come tappa obbligata. Non resta che raffigurarsi per la madre come una melagrana spaccata, come dice una di loro, disposta a lasciar versare fuori tutti i suoi semi che non le torneranno. Attorno alla madre, attorno a queste madri, un coro di amiche che danno consigli, che spronano, che fustigano anche, talvolta spingono alla ribellione o all'indipendenza dei figli, venata di qualche linea di disincanto o cinismo. Due motivi simbolici sembrano affiancarsi in questo libro di madri tormentate e di figli fuggitivi. Quella della stasi, sofferta per le une, che si trasforma in meditazione, in autocoscienza, in monologo interiore, e quella del movimento per i secondi, di cui il vento che soffia tra i capelli del motociclista è l'immagine più evidente. Si celebra dunque in questi racconti una umile e realistica epica del rapporto madre-figlio. Anche il riferimento al pianto della Madonna di Jacopone, da Todi, allude a questo tormentato rapporto, ma a essere crocifissa qui, con le sue fantasie e le sue apprensioni, sembra essere la madre. E il padre dov'è? La figura del padre è qui defilata e riappare come un convitato di pietra. Da una parte il padre del protagonista poeta del penultimo racconto, il padre, così intitolato, padre imprenditore che a suo modo schiaccia il figlio imprenditore nelle sue aspirazioni liriche, capace di salvarsi solo nelle attese delle sale aeroportuali. Dall'altra il padre è il Dio che schiaccia il figlio sulla croce e che non soffre al posto suo. Quello morto sulla croce è in fondo il vero figlio, il cui dolore però che viene assorbito dalla madre dolente. Si tratta di credere per una volta a un Dio figlio, nato dall'immagine e dal ventre di una madre. E questo è il Dio che deve tornare, l'uomo come figlio. L'altro, il Dio padre, dovrà rimettere a noi i suoi debiti, verso Cristo e verso l'uomo. Così potrò finalmente liberarmi, dice la protagonista dell'ultimo racconto, e rimetterti i debiti che tu, Dio, hai verso di me.